Buongiorno cari amici, giorno giovedì santo, oggi mi sono messo qui davanti all'Eucaristia proprio perché è il giorno in cui Gesù istituisce l'Eucaristia e la istituisce dopo poco tempo, dopo pochi minuti, dopo quella realtà così immensa del lavare i piedi ai suoi discepoli. Tant'è che la messa di oggi, che è messa in cena Domini per noi della Chiesa, in realtà la gente la conosce come la messa della lavanda dei piedi, la messa in cui Gesù si mette a fare questo servizio, mettersi a servizio dell'altro. Cari fratelli, chi si nutre di Dio, chi si nutre di Gesù nell'Eucaristia, non può non mettersi al servizio dell'altro. Chi si ciba di Gesù sente dentro di sé il desiderio, l'obbligo morale che gli viene dal suo essere cristiano a mettersi al servizio dell'altro. E allora anche noi che ci diciamo cristiani dobbiamo essere desiderosi di metterci al servizio dell'altro, ma ancora di più, cari fratelli, facciamoci servire dagli altri quando abbiamo bisogno. Non sentiamoci dei supereroi che riescono a fare sempre tutto. Pietro stesso non voleva farsi lavare i piedi da Gesù e Gesù gli dice che se li deve far lavare, che deve stare a quel posto. E allora anche noi, quando abbiamo bisogno dell'altro, manifestiamo il nostro disagio, manifestiamo la nostra realtà di chiedere o bisogno, di farsi aiutare dagli altri. Non siamo veramente delle persone che si sentono capaci di fare tutto. Sbagliamo quando non accettiamo l'aiuto dell'altro. Allora la duplice realtà, mi nutro di Gesù e sento il desiderio e la voglia di mettermi al servizio dell'altro, mi nutro di Gesù e mi rendo conto della mia piccolezza e del bisogno che ho dell'altro, di farmi aiutare dall'altro. E allora auguri, perché questo Giovedì Santo sia proprio di sprono per noi a essere uomini di fede, uomini che ascoltano la parola di Gesù e la mettono in pratica. Buona giornata a tutti.